Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon X Elimination Nuzlocke. Nella scorsa puntata qui a Luminopoli abbiamo ottenuto un'altra medaglia, quindi ragazzi siamo carichissimi per proseguire nel nostro viaggio qui a Kalos. E una volta finito lo scontro ci hanno convocati qui in questo caffè Elisio, che dovrebbe essere proprio questo perché ci hanno detto accanto al centro Pokémon. Quindi ragazzi, come al solito mi invito prima di iniziare a lasciare un bel like per farmi sapere che questa serie vi sta piacendo davvero tantissimo, e vi faccio vedere anche la fan art del giorno che è davvero bellissima ragazzi. Io se la rivedo mi fa ridere. Freke infame, per te solo acqua lame con Grenix, davvero grazie, è stupenda, è bellissima. Quindi possiamo iniziare, eccoci qua, siamo nel caffè Elisio, ci sono due tipi lì che conosciamo abbastanza bene, quindi andiamoci a parlare. Inizia la musica di Platan, da questa parte. Parlavo giusto con Elisio della mega evoluzione su cui stai indagando. Ti faccio i miei complimenti, vorrei essere capace anch'io di usare la mega evoluzione. E il nostro Elisio parla così, ma in realtà antenati di stirpe reale, è un vero e proprio prescelto. Sì, pare che uno dei miei antenati fosse il fratello di un re, ma si tratta di una storia risalente a 3000 anni fa e non so quanto ci sia di vero. A proposito, Freke, sai dove è stato assemblato l'Holovox? No, non so. Oh, non lo sai? In realtà me lo ricordo, però no, vabbè. È stato creato proprio nel laboratorio di Elisio. Elisio è davvero un grand'uomo. Con una parte dei profitti derivanti dall'Holovox sostiene allenatori che ricerca sui Pokémon. A questo mondo ci sono due categorie di persone. Quelle che danno e quelle che prendono. Proprio come i due Pokémon leggendari di Kalos. Io voglio essere tra quelli che danno. Ma al mondo ci sono dei prepotenti che credono di dimostrare la propria forza prendendo ciò che appartiene agli altri. È disgustoso! La leggenda narra che, secoli or sono, il re di Kalos volle conquistare il mondo. Allora realizzò un'arma terribile che sprigionò un fuoco devastatore. Guarda ora Kalos com'è bella. Se il numero di Pokémon ed esseri umani non aumenterà, si potranno evitare stupide contese per il predominio. Ma il futuro è ancora tutto da costruire, ed è illogico credere che domani sarà uguale a oggi. Nonostante tutto, un merito va riconosciuto a quell'antico re. In fondo, con la sua arma spazzò via anche tutto il marciume della sua epoca. E otteniamo roccia di re, quindi ragazzi si parla di re e otteniamo la roccia di re. Da questo tizio che l'avevamo detto che era un po' squilibrato ultimamente, ma adesso sta un po' esagerando. Grazie per aver ascoltato le mie parole, scusa se ti ho rubato del tempo prezioso. Sì, sei totalmente pazzo. Va bene, comunque, un uomo animato da grandi passioni, il suo animo brucia come una fiamma ardente. Forse è proprio l'orgoglio per le sue nobili origini che anima il suo spirito. Ogni modo, quella espressa da Elisio è solo la sua visione delle cose. Potrebbe anche sbagliarsi. Freke, abbiamo sempre molto da imparare da chi ci sta accanto. Cerca di trarre il massimo del tempo trascorso con i tuoi Pokémon viaggiando per Kalos. Ok ragazzi, quindi adesso, una volta aver parlato, una volta aver finito di parlare con Elisio, vediamo un po' che te. Benvenuto a Caffè Elisio, non ci dici niente. Quindi ragazzi, adesso magari ci arriva qualche messaggio sull'Holovox, perché non sappiamo cosa fa. Ecco qua, messaggio sull'Holovox. Chi è? Trovato. Ciao. Era da un po' che non ci sentivamo. Volevo dirti che ci siamo dati appuntamento al percorso 14. Ti aspettiamo lì. Non ho mai dato un doppiaggio, un modo di parlare così a Trovato, però non lo so, mi ispirava e quindi sì, vi beccato il Trovato un po' in questo modo. Quindi ragazzi, andiamo nel percorso 14. Percorso 14 che adesso, se non erro, dovrebbe comunque essere dall'altro lato della piazza centrale, perché è verso nord. Quindi direi di andare da questa parte. Io non sono sicuro di trovare il percorso giusto da subito. Sapessi pescare? No, non sai pescare, sei proprio incapace. Andiamo. Andiamo verso la parte alta della città. Corso alto, non so. No, forse non è di qua. Dovrebbe essere... Forse questo qui è il 16, perché sono in fila, in ordine. Andiamo in quello successivo. Ok, lì c'è il museo, forse da quella parte. Ma posso... Ok, utilizziamo la bicicletta. Ciao Nala. Ok, possiamo andare. Noi dovremmo avere il team a posto, quindi via. Dovrebbe essere questo. Vediamo. No, forse no. Sì, ok, è questo. Ehi, Fraggets. Fraggets. Hai fatto in fretta. Ok, allora... Ciao Fraggets. Ah ok, c'è anche Serena. Stavamo confrontando i Pokédex per vedere chi ha più Pokémon. Naturalmente ho vinto io. Lascio a voi completare il Pokédex. Non mi piace fare le cose che fanno tutti.
Beh, Frankets, vediamo chi ha incontrato più Pokémon finora. Controlliamo il Pokédex che ha lo spontaneo, dai, considera una sfida di Pokémon alla mia maniera. 8 Pokémon, tanti veramente. Ah, ho vinto io, cioè tu fai questa sfida, sei tutto il secchioncino, però poi niente, vabbè. Certo che a Kalos ci sono proprio tantissimi Pokémon. Bene, adesso tocca a me, attenzione, cambia la musica. Freck, ti sfido a una lotta. Ok, così subito. Subito, ragazzi. Parte la sfida di Serena, allenatrice. Ok, manda in campo Meowstic. Ok, dovrebbe avere il suo solito team. E io non mi ricordavo che mi avrebbe sfidato. Quindi noi abbiamo Chomp contro Meowstic, ma non credo di tenerlo in campo. Andiamo a mettere per primo Shadow subito contro Meowstic. Allora, se non sbaglio, la scorsa volta su Shadow mi ha fatto una mossa che comunque era super efficace. Ok, stavolta ho utilizzato Bruciapelo, che comunque mi va bene piuttosto che quella. Andiamo di morso. Ok, più veloce, incantavoce, eccola qua. Dovrebbe essere di tipo folletto a questo punto, perché è super efficace. Ok, morso, ciao Meowstic. Dovrebbe morirci proprio. Ok, benissimo, one hit KO. Bene, bene, bene. Shadow riceve 1222 punti esperienza, così come Chomp. Vai, 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 subito switcha. Oh, Chestnut, subito. Beh, sì, subito, perché di tipo lotta contro il tipo buio. Ci sta, ci sta. Noi invece mettiamo Mysterio. Allora, con Mysterio... No, non andiamo di schiacciatuffo, andiamo di aerossalto. Dovrebbe fare più male, se non sbaglio. Comunque un 4 per infallibile contro Chestnut. Quindi andiamo aerossalto, vai! Subito aerossalto contro il Chestnut. Oh, oh, resiste, resiste. Semebomba, dovremmo resisterlo anche noi. Perfetto, perfetto. Non è molto efficace, però va bene. Andiamo di aerossalto. Siamo più veloci e ciao ciao Chestnut, perché tanto è infallibile. Abbiamo visto già prima che ha fatto tantissimo danno, quindi non dovremmo preoccuparci molto. Adesso, se non erro, ha addirittura l'Absol, come il nostro Shadow. O almeno, di solito aveva quello. Shadow sale a livello 40. Eccolo qui, ciao. Ciao, mi chiamo Mysterio e sono anche di tipo lotta. Utilizzo uno schiacciatuffo. Credo di essere anche più veloce. No, non sono più veloce perché utilizzo una mossa di priorità. Però dovrei shottarti con una sola mossa. Mi dispiace, Absol. Di panza, di sostanza e one hit KO. Super efficace. Grande Mysterio. Grande, grande, veramente. Un'ottima risorsa. Ragazzi, quindi se anche voi state giocando o volete giocare a XY, Serena solitamente ha questo team, magari avendo scelto Froakie, e io vi consiglio un Mysterio che fa proprio la sua bella figura su due Pokémon, cioè con due Pokémon su tre. Ok, ok, abbiamo vinto. Veramente fantastico. Ok, ok, arriva anche Shana. Che bravi e che potenza. Ah, Shana, ci stai guardando. E Tierno dov'è? Al dojo karate. Cosa? Il dojo karate? Eccomi, scusate il ritardo. Ero così preso all'allenamento di ballo che non mi sono accorto dell'ora. Allora, Tierno, hai trovato dei buoni Pokémon? Sì, e il mio corpo di ballo ideale è quasi al completo. Buon per te. Ehi, mi va di andare alla casa stregata? Quella vicino a Romantopoli, ne ho sentito parlare, ma è davvero stregata? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo, andiamoci. Io non vengo, sono sicura che sono dicerie senza fondamento. E poi voglio passare più tempo con i miei Pokémon prima di andare a Romantopoli. Ok, ciao, cioè così se ne scappa, via. Allora venite o avete paura? Io vengo, voglio scoprire cosa c'è stato. Ok, e se ne vanno, guardate come lo insegue con quel panzone. Uff. Che vuoi? Senti, Frank, tu perché ti sei messo in viaggio? Tutti si stanno impegnando per raggiungere un obiettivo, io invece spero solo di vivere un'avventura memorabile. Ok. Dai, scherzo. Non mi interessa che vuoi. lei un po' ci sta a provare, eh? Ci sta a provare. Ok, una cosa, siccome qui sta piovendo, non voglio mettere Chomp per primo. Ok, mettiamo Lifus per primo. Mettiamo Lifus. Mettiamo Lifus e adesso siamo in un nuovo percorso, il percorso 14. Quindi... andiamo a fare una cattura. Allora, se non sbaglio, qui ci dovrebbe essere qualche Pokémon interessante. Attenzione, vediamo chi incontriamo. Attenzione! Un Quagsire! Un Quagsire! Attenzione! Attenzione! Allora, qui avrei potuto incontrare in realtà anche... anche... Gumi.
Però Quagsire comunque mi fa ritornare un po' alla mente certi ricordi. Quagsire. Oddio ragazzi, Quagsire. Proviamo a catturarlo così, dai. Pokéball. Mega Ball. Usa, vai. Mega Ball. Vai Quagsire. Io lo vorrei chiamare in un modo. Forza Quagsire, entra in questa Mega Ball. No, oh, è uscito. Era rimasto un pochettino troppo fermo. Ok, onestamente non so come catturarti. Oltre a lanciarti Mega Ball così, a buffo, senza fare nient'altro. Dai, 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 non far storie, non far storie, non far storie. Si è pure svegliato Mazzuna, cara ragazzi, Mazzuna. Allora, noi non ci siamo, non ci siamo. Adesso utilizzo Velen Polvere. Così tu ti becchi anche il veleno e inizi a soffrire. Ok? Mi colpisce anche con colpo di fango, Muzu. Ah, ok, la velocità, pensavo la precisione. Ok, meglio così, meglio così, meglio così. Ok, utilizziamo anche un parassiseme proprio per toglierti la vita. Ti tolgo la vita. Ok, dai, cerchiamo di sbrigarci. Schianto, evita l'attacco, wow. Quindi ogni volta che finisce un turno ci becchiamo noi un po' di vita col parassiseme. Ah, abbastanza, abbastanza. E lui un po' di vita con... Si leva un po' di vita. Proprio se la leva lui, se la toglie. Con il veleno. Vai con la Mega Ball. Vai, catturalo, catturalo, catturalo. Uno, catturalo, due, catturalo, tre, catturalo. Mannaggia, mannaggia, oh. Mannaggia, sei proprio una cosaccia. Come ti permetti? Come ti permetti? Allora, un altro colpo, un altro turno. Almeno così recuperiamo un po' di vita. Cioè, così abbiamo tutta la vita, praticamente. Adesso non rompere, perché vado con la Mega Ball. E devi entrarci. Ok, non fare storie, eh? Catturalo! Uno, catturalo! Due, catturalo! Tre! Oh, 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 oh! Ok, preso Quagsire, perfetto. Saliamo di livello. Livello 41. Ok. Potrei mettere per primo, in realtà, a questo punto, visto che non devo più catturare, potrei mettere Granix. Acqua terra, Quagsire. Vuoi dare un soprannome? Sì, ragazzi. E ragazzi, ho un soprannome che molti di voi magari riconosceranno. Chi lo riconosce, ragazzi, Lumpa, lo scriva qui sotto nei commenti. E proseguiamo. Ok, allora mettiamo per primo, come avevo detto poco fa, Granix, Sgranix, Sgranix, Sfraggets. E andiamo, vediamo di sfidare questa allenatrice. Allenatore avvistato, al mio occhio non nulla sfugge. Beh, sono un po', diciamo, venuto io davanti a te perché Lutgarda, ma che nome è Lutgarda? Lutgarda, Arbok. Ok, Arbok. Allora, dovremmo essere più veloci di Arbok e fargli abbastanza danno. Ok, dai, prepotenza mi va bene perché tanto noi siamo speciali. Noi siamo speciali. Andiamo di surf. Vai, mossa stabissima, stabbatissima sotto l'acqua. Mamma mia. Mamma mia, che potenza. Che potenza, non c'è storia, ragazzi. Non c'è storia col Granix sotto l'acqua. Mamma mia. Sì, vabbè. Poi tu sei un genio, comunque, che metti Piroar e stai qui in un percorso in acqua. Ok? Va bene. Oh mio Dio, siamo agitatissimi perché c'è Piroar, usa la sua abilità agitazione, non possiamo nemmeno mangiare le bacche, oh mio Dio! No, no, proprio no. Piroar, ciao. Ciao Nala. La povera Nala che avete eliminato in questa Elimination Nuzlocke, attenzione, spot pubblicitario. Elimination Nuzlocke, l'unica Nuzlocke in cui siete voi a decidere. Siete voi a decidere l'andamento del mio team. Attenzione ragazzi, perché anche oggi, se non sbaglio, siamo al terzo episodio. Oh, qua c'è uno strumento. Mannaggia, per andare a prendere quello strumento che non posso nemmeno prendere. Ho beccato lo Shelmet. Ok. Vediamo, dovrebbe fargli comunque abbastanza male, Surf. Surf! Protezione. Allora, questo Shelmet che mi utilizza protezione, si merita un fuga. Ecco, se lo merita così. Ti meriti di essere ignorato. Ok, direi di proseguire
E qui c'è un altro allenatorincino. Madonna! Ora utilizzo i repellenti. Ora inizio a utilizzare i repellenti. Eccolo qui, piccolo Gumi. Piccolo Gumi, ti volevo. Vabbè che abbiamo per adesso Chomp in squadra, che dovrà diventare prima o poi un bel Pokémon di tipo drago. Però comunque, ok, eccoci qua. Nella vita bisogna anche provare il senso di sconfitta. Te lo farò capire con questa lotta. Non credo proprio. Ok, parte la sfida di Soul, che manda in campo Gumi. Eccolo qui. Allora, non dovrebbe fargli tanto male Surf, però allo stesso tempo, dato che siamo sotto l'acqua, bene non gli fa. Penso che bene non gli faccia. Ok. Ah, Fanghiglia, dici? Fanghiglia. Mi vuoi fare Fanghiglia? A me che io ti utilizzo Surf. Cioè, io utilizzo l'acqua pulita e tu invece l'acqua sporca. La differenza è questa, però io sono più forte. Quindi, ciao Gumi. Ok, comunque molto carino Gumi. Mi sarebbe piaciuto catturarlo in modo tale da poterlo avere comunque nei box. Però abbiamo preso gli Umpa. Ok, altro Pokémon che comunque è buono. Allora, io direi di utilizzare un bel repellente qui. Che ne dite? Allora, è qui il repellente? O non ce l'ho, forse? Attenzione, che non ce l'ho, credo. Incredibile! Ah no, ce l'ho. 200 passi. Non ce l'ho un repellente normale invece del super mega repellente. Vabbè, dai, utilizziamo il super mega repellente. Anche perché comunque dovremmo andare nella casa stregata, che, se non erro, ha comunque dei Pokémon al suo interno. Saltiamo quell'allenatrice perché mi sta un po' sulle scatole. No, vabbè, così a random. Saltiamo anche lui, che ne dite? Ma sì, dai, proseguiamo. Da questa parte! Ah, ok, stavo sbagliando strada. Eccoci qua. La casa stregata. Quindi questa sarebbe la famosa casa stregata. Che si fa? Entriamo? Entriamo, una volta che siamo qui. Cosa? Entrare? Ma ti dai sul serio? Beh, visto che Serena se n'è andata per passare più tempo con i suoi Pokémon, sta a noi scoprire la verità che si cela dietro le storie che si raccontano. Giusto, coraggio ragazzi! Andiamo! Ok. Vediamo. No, non credo si possano fare catture. Ascoltate. Oh mio Dio, una creepypasta! Tanti anni fa, in una fredda notte di tempesta, mi persi nel bosco. Scorsi questa casa e entrai per ripararmi. Tutte le luci erano spente. Con il cuore in gola guardai in ogni stanza, ma la casa aveva solo una stanza. Allora andai in cucina, aprii il frigorifero, la sua luce debole rischiarò la stanza. E mi accorsi che c'era un uomo rannicchiato in un angolo. Mi avvicinai e cercai di spiegargli che mi ero perso e avevo bisogno di un rifugio per la notte. All'improvviso l'uomo si mise a gridare: «No! Indietro! Via da me!» Sorpreso e spaventato esclamai: «Ho bisogno di aiuto! La prego, mi aiuti!» «Non diceva a te!» ribatté l'uomo. Lo guardai fisso negli occhi. Senza saper cosa dire, riprese: Non vedi? Sono dietro di te. Tutti quegli uomini senza volto. Fine. Bene ragazzi, credo che questa storia vi terrà svegli per un bel pezzo. Che ne dite di darmi una piccola mancia? Se non lo farete potrebbe anche succedervi qualcosa di spaventoso. Che? Vuoi farci pagare? Le case stregate dei Luna Park non sono mica gratis. Vuoi dare una mancia? No, sono... No, vabbè, sì. Quanto vuoi dare? 100, basta. Hai dato 100. Fine. Forza, andiamocene. Ma che... È già finita? Io non stavo nemmeno ascoltando. Ma questa serie non ha l'aria di essere molto credibile. Che dici tu? Ok, a parte queste storie davvero... Beh, non era proprio una casa stregata, ma uno spavento ce lo siamo presi lo stesso. Shana, tu volevi andare in campeggio, no? Diciamo che l'abbiamo fatta. Ma che c'entra? Siamo entrati in una casa, mica un campeggio. Vabbè. Sentite, io non ho abbastanza di case stregate e storie paurose. Devo esercitarmi ancora con il mio corpo di ballo. Ci si vede. E adesso che si fa? Andiamo a Romantopoli? Alla prossima, Fraggets. Non vedo l'ora di confrontare ancora i nostri Pokédex. Fraggets. Ok.
Ciao Shana, rimani qui fin quanto puoi. Allora, direi che comunque abbiamo... Andiamo a prendere quello strumento, su, dai. No, c'è bisogno di surf. Surfing, Granix. Ok, prendiamo anche questo strumento. Roccia umida, che comunque si può trovare anche in altri modi. Ad esempio, se voi sconfiggete quando ci sono delle orde, anche senza orde se non sbaglio, se dietro il Pokémon c'è una qualche roccia e voi lo sconfiggete con Surf, si può trovare la roccia umida, si può droppare la doccia, vabbè, ok. Ti regalo questa, ok. Tossina, ottimo tossina, spero che la possa imparare Lifus. Quindi insegniamo tossina a Lifus, non ricordo se puoi impararla però, sì. La possono imparare tutti ragazzi. Tutti i miei Pokémon possono imparare Tossina. Wow, fantastico, che coincidenza incredibile. Lifus vorrebbe imparare Tossina, ovviamente togliamo Belen polvere. Vai così. 1, 2, 3, puff! Anzi, tada! Ok. Direi di sfidare anzi questo allenatore, perché non abbiamo fatto tante sfide oggi. Anche perché abbiamo comunque ancora il super repellente. Come ti permetti di evitarmi in questo modo? Andiamo a prendere allora quello strumento. Vediamo che cosa si cela all'interno di quella Pokéball. Un'iperpozione che comunque ci può far comodo. E fra poco comunque arriveremo anche in una nuova città, ovvero Romantopoli, dove faremo una bella sfida contro il capo palestra. Sì, credo ci sia il capo palestra a Romantopoli. Dai, allenatorincino, forza! Tadam! Ciao! Se ci si immerge nell'acqua si possono comprendere i sentimenti dei Pokémon! E allora comprendi il sentimento del surf del mio Granix adesso. Bonifacio! Andiamo, Pokémon Ranger Bonifacio! Che utilizza Poliwhirl, però, attenzione! Poliwhirl! Devo dire che Poliwhirl, il surf, lo regge abbastanza bene! In effetti, infatti, attenzione! Eppure ha colpo di fango! Ok, va bene. Meno male che non stava per morire, perché altrimenti vi avrei fatto recuperare vita. Comunque, switchiamo e utilizziamo Lifus. Allora, io non vedo l'ora, proprio assolutamente non vedo l'ora di poter insegnare Giga Assorbimento a Lifus. Perché in questo modo il suo unico attacco a Petalo Danza mi costringe poi a non poter utilizzare altre mosse. E in più mi si confonde alla fine. Spero che tu abbia altri due Pokémon di tipo acqua, perché altrimenti sono bloccato per altri due turni con Petalo Danza. La prossima scelta sarà Fracture. Continua a lottare, dai. Fracture. È un bel Pokémon Fracture, che regge abbastanza bene il Petalo Danza, presumo. Esatto. Non è molto efficace. E utilizza Drago Dance, per ora ci muoi. Perché comunque Petalo Danza... sì, tre volte. Però aumenta anche la sua velocità. Attenzione, provocazione. Vabbè. Petalo Danza. Ok, Fracture andato. E adesso possiamo switchare in maniera ottima, perché adesso ci dovrà chiedere... Vuoi cambiare Pokémon? Sì. Esatto, siamo confusi. Vediamo quale Pokémon ci vuoi mandare in campo. La prossima scelta sarà Lodred. Lodred. E chi mando per Lodred? Ma mandiamo Mysterio. Anche se... Aia. Non so chi mandare contro Lodred. Sì, dai, Mysterio, ormai che l'ho mandato va bene. Però va bene, dai. Andiamo di schiacciatuffo. Se non sbaglio, Lodred ha una mossa di tipo ghiaccio, può imparare. Però, anche se dovesse impararla, non ci interessa nulla, perché Mysterio fa il suo dovere. Bene così. Ok. Che forza. Sì, li capisco bene i sentimenti dei miei Pokémon. Ciao. Basta con questo percorso e ragazzi, attenzione, siamo arrivati a Romantopoli. Qui, se non erro, qua dietro. Ok, a parte questo strumento. No, non voglio utilizzare il repellente. Perfetto, ci siamo arrivati precisissimi. Troviamo l'etere. Troviamo anche qualche altra cosa come il negozio di vestiti. Vediamo, facciamo un po' di shopping. Attenzione, qui si tratta di robe eleganti proprio. Però non mi piacciono tanto, cioè mi dispiace, ma... No, via! Via, veloci! Potrei in realtà poi in caso cambiare dopo. Ok, siamo arrivati qui
E se non sbaglio, qui c'è anche il coso. Ecco, qui si trova, se non erro, una mega pietra. E qui c'è la palestra, perfetto. Quindi nella prossima puntata dovremmo andare a sfidare il capo palestra. Ok, bella, bella questa città comunque, molto fatata, molto incantata. Se non sbaglio è proprio la città tipo come descrizione fatata. Ehi, senti un po'. Ok, posso insegnare una mossa... Oh mio Dio! Sì, una mossa combinata! Che mi ha dato il professore. Puoi impararla a Granix, vediamo qual è. Vediamo qual è. Acquapatto. Credo in realtà di voler tenere Surf. Si attacca il bersaglio con una colonna d'acqua. Se usata con fiamma patto... Ah, no, non mi interessa. Ah, quindi attenzione. Vuoi rinunciare? Sì. Ok, fine. Va bene, ragazzi. Devo dire che per oggi abbiamo fatto un po' di cose, dato che abbiamo sconfitto Serena. Abbiamo raggiunto anche questa nuova città, ovvero Romantopoli. E qui, beh, avremo un bel po' di cose da vedere nella prossima puntata. Attenzione, c'è anche la fabbrica di Pokéball. Qua c'è... Oh, questa città è davvero bellissima, cioè ci sono un sacco di cose. C'è anche l'orologio enorme qui sopra. Va bene ragazzi, direi che per l'appuntamento di oggi può finire benissimo qui. Nella prossima puntata dovremo andare a sconfiggere il capo palestra e magari fare anche qualche altra cosa. Però per adesso ragazzi, dopo due episodi in cui non c'è stata la votazione, mentre io curo i miei Pokémon, vi annuncio che in questo episodio potete votare per il Pokémon da eliminare. Quindi ragazzi, questa è una di quelle eliminazioni che mi faranno davvero male, perché ragazzi è un team che mi sarei tranquillamente portato fino alla Lega. Ragazzi, quante volte ho detto ragazzi in questo finale, votate qua sotto, mi raccomando, solite raccomandazioni, non votate più di una volta, scrivete bene il soprannome del Pokémon, perché altrimenti non terrò in considerazione il Pokémon, mi raccomando, bene, ovvero che leggetelo e scrivetelo identico. Nel prossimo episodio il Pokémon che raggiungerà un maggior numero di voti verrà eliminato come al solito, e quindi lo metterò nei box. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per farmi sapere la vostra, lasciate anche un bel commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e noi ci vediamo in un prossimo appuntamento sempre qui a Pokémon Evolution Nuzlocke con un Pokémon in meno. Dovrò anche allenare qualche altro Pokémon per rimpiazzo. Quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo appuntamento. Ciao ciao.